Allora, buonasera a tutti, sono Matteo Zafforato, vengo da Avilug, che è il gruppo in Lug che si trova a Schio ogni martedì sera alle 8:30. Questo è un piccolo scorcio, un attimo di Schio, per chi non lo conosce, è la piazza del Duomo, per spiegarci. Ops. Lavoro come sistemista in una ditta di Schio, quindi mi occupo di gestire una rete di computer Windows e anche Linux. E da 2 anni a questa parte sono socio di Wikimedia Italia e sono anche il coordinatore OpenStreetMap. In cosa consiste? Praticamente faccio un attimo da punto di raccordo tra i mappatori veneti e Wikimedia Italia da una parte e poi tra i mappatori veneti e le varie realtà che desiderano contribuire al progetto di OpenStreetMap. Può essere il Centro San Paolo di Vicenza piuttosto che delle scuole superiori o anche università o comuni, per esempio. Chiaramente, ecco, io prendo i miei contatti, vado un attimo a spiegare cos'è OpenStreetMap e poi ci sono varie persone all'interno della comunità veneta che si dedicano esclusivamente, per esempio c'è uno che segue la pubblica amministrazione, uno della scuola. Come dicevo, faccio parte di Avilug, questa è una foto dei soci fondatori, alcuni partecipano ancora alle attività, altri per motivi di studio o di lavoro non sono più iscritti, però comunque la collaborazione è un po'. Allora, prima di affrontare il discorso di OpenStreetMap e le emergenze, volevo un attimo parlare di cos'è OpenStreetMap. E ovviamente questa me la sto dimenticando. Chiaramente non è che sono focalizzato solo sul computer, sono anche una persona curiosa come Ali, nel senso che la passione per OpenStreetMap è venuta durante vari viaggi che ho fatto e ho scoperto dei programmi per avere la mappa sempre con me e non utilizzare i dati. Piuttosto che ho scoperto altre cose, per esempio, non so, la telefonia VoIP, il geocaching, cioè un gioco, una specie di caccia al tesoro con il GPS e varie cose. Ma queste sono altre storie. Allora, prima di... No, beh, dopo ne parliamo. Ok. Allora, prima di introdurre un attimo OpenStreetMap, volevo partire da queste, più o meno quasi tutte le conosciamo. Sono le famose cartine che una volta si andava a acquistare in casa libreria piuttosto che in autogrill. Io ogni 2 o 3 anni dovevo comprarne di nuove perché comunque c'erano continuamente strade nuove, magari qualcuna veniva cambiato il percorso, eccetera, eccetera. All'inizio degli anni 90, la grande rivoluzione, i primi navigatori GPS. Non dovevo più buttare via tutto quanto, ma avevo dei dispositivi con delle schedine di memoria in cui installavo le mappe, le compravo e potevo avere la mappa aggiornata ogni anno, ogni 6 mesi, a seconda della politica. Chiaramente dopo sono nati vari servizi, per cui quello più famoso iniziale via Michelin, per chi doveva fare dei viaggi o anche muoversi per lavoro, piuttosto che Yahoo Maps, Bing e dopo la più famosa di tutte, Google Maps, con un servizio che è Street View, in cui non conoscendo il posto potevo vedere già un'anteprima. Questa per esempio è la biblioteca di Schio, una foto del 2013. Chiaramente queste hanno una cosa di fondo e lo troviamo in basso a sinistra, il copyright. Cioè tutte le cose che noi carichiamo diventano proprietà di queste società. Per esempio,
Google aveva un servizio in cui si potevano aggiornare le mappe, però tutto quello che veniva versato in Google era di proprietà di Google, io non potevo più recuperare. Ok? Nel 1990 un inglese, Steve Costa, ha avuto un'idea ed è stata quella di creare una mappa alternativa, una mappa libera, OpenStreetMap. Il tutto è nato un po' per un'esigenza particolare. Praticamente questa persona, Steve Costa, doveva conoscere l'estensione di un quartiere della città dove era. Chiaramente cosa ha fatto? È andato dal catasto inglese, ha recuperato i moduli da compilare, la cifra da pagare, però tornando a casa ha avuto un'intuizione, ha detto beh, ma io questa informazione posso recuperarla, posso prendere un GPS, fare il percorso due o tre volte del quartiere e ho la misura che mi serve. Fin qua niente di speciale. Qual è la cosa straordinaria? Una volta avuta la misura ha detto beh, ma questo dato potrebbe interessare qualcun altro, qualcuno che magari ha lo stesso problema mio o vuole recuperare delle informazioni, e le ha pubblicate su internet. Da qui è nata questa mappa. Chiaramente all'inizio era focalizzata sull'Inghilterra, dopo man mano vedremo un po' di storia, si è evoluta e ha coperto un po' tutto il mondo. Chiaramente insieme sono nati altri bei progetti. Questo per esempio è Macmillan, ovvero una raccolta di foto libere in cui chiunque può contribuire, e lo scopo è quello di fare quello che fa Street View ma fatto dagli utenti. Questa per esempio è una foto di un membro del consiglio direttivo di Abilunga, Daniel Cavedon, ed è la foto dell'entrata a Schio, fatta la sera verso le 6 del 29 marzo del 2016. Chiunque può prenderla e utilizzarla. Beh, facciamo? Tanto che adesso. Vabbè, dopo eventualmente ti lascio. Sì, ma sì. Allora, sì, dicevo, questo è una foto fatta con Mapillary. Vediamo un po' di storia. Allora, il 9 agosto 2004 viene registrato il sito di OpenStreetMap.org da parte di Steve Costa, questa persona inglese, poco prima aveva recuperato i dati. Nel 2004 comincia a aver aperto una mail, OpenStreetMap, adesso è diventata Talk o Toolkit per italiana, in cui viene diffusa la prima notizia di questo progetto. E via via le cose cominciano a mettersi in moto. Il 15 aprile 2005 c'è il primo mappatore italiano, Simone Cortesi da Milano, se non erro. Nel 2005, a luglio del 2005, poi viene fatto il primo mapping party a Limehouse, una cittadina inglese, e in questo mapping party le varie persone si sono trovate e hanno cominciato a mappare un po' tutto, strade, punti di interesse, quindi non so, scale, fontanelle, bar, eccetera, edifici pubblici e via così. Raccolti tutti i dati, poi portavano tutti in un'aula centrale in cui venivano caricati su internet. Cominciano ad andare avanti anche i numeri, a Natale 2015 arriviamo al millesimo utente. A gennaio del 2006 viene rilasciato un editor offline, all'inizio tutti i dati venivano caricati su internet. Chiaramente nel 2006 costicchiava l'accesso a internet e quindi c'era l'esigenza di fare un lavoro fuori linea in modo da caricarlo e non stare collegati a lungo tempo. E nasce questo programma JOSM, è un programmino che esiste tuttora in Java e permette praticamente di scaricare una parte dei dati di OpenStreetMap, lavorarci e poi caricare la differenza, okay, di quello che ho fatto. Posso fare una domanda? Sì. Ma quindi cioè questo è un sistema che è nato proprio con la mappatura fisica delle strade, sì, oppure c'erano comunque delle mappe libere di partenza che venivano? No, è partito da mappatura fisica. Da zero. Sì, sì, perché all'epoca non c'era niente. Cioè ognuno magari aveva fatto la propria mappa,
però era proprietaria, non so, sì, il CAI per dire aveva la sua mappa, però era del CAI. Okay? E quindi, a parte del CAI era una realtà italiana, sì, però queste persone non lo conoscevano, quindi sono partiti da zero. Poi chiaramente sono cominciate le prime donazioni e noi vediamo un po' i punti successivi. Beh, a settembre 2007 abbiamo per esempio dei dati americani, lì tutti i dati pubblici sono anche rilasciati gratuitamente perché secondo la concezione americana sono già stati pagati dei soldi dei contribuenti, quindi chi paga le imposte dirette e indirette, quindi è inutile farla pagare una seconda volta. Viene fatto, beh, intanto nel 2006 viene fondata una fondazione, una foundation, che si occupa di gestire tutta l'infrastruttura. Questa fondazione prende accordi con l'ente americano che gestisce i dati Tiger e viene eseguita la prima fase di import. Quindi questi dati vengono portati dentro nella questione. In precedenza, come vediamo, cioè, ci sono varie cose, c'è la prima conferenza svolta a Manchester per capire un attimo come la mappa e dove si sta andando, vengono raggiunti i primi 5 milioni di strade e via così. Ma viene cominciato... Ed è una cosa, no? Sì. Cioè, praticamente cos'è che fanno? Fanno un rilievo, non penso proprio? Sì, all'inizio c'è un rilievo. Cioè, se dicevo, proprio c'è quello strumento come un con un GPS, che può essere o un GPS di quelli che si comprano, oppure anche adesso dei telefonini con cui vado a fare una strada, vado a fare, non so, se manca la strada, fai percorrere la strada. Tipo, okay, però chi è che poi assegna il nome della via, il numero C? No, bisogna recuperarlo. Chiaramente anch'io ho nel mio piccolo ho fatto una strada a Schio che non c'era. Ed è praticamente quella che dalla zona industriale unisce la strada che va verso Sant'Orso, per chi conosce un po' la zona. Quello che ho fatto è stato percorrere la strada in macchina e in un senso fare la rotonda, fatta un paio di volte giusto per avere una media, cosa facile da dire dopo, abbastanza divertente farla sul campo, perché tutti quanti mi guardavano con due occhi, non si è uscito di testa. Comunque, fatto questa rotonda due volte, la strada è avanti così. Arrivato a casa, ho elaborato la traccia, ho unito le varie strade che c'erano, chiaramente ricordandomi più o meno la strada, e dopo ho importato i dati in nome scritto. A dire il vero, avevo fatto un pezzo, poi per mancanza di tempo l'ho lasciata lì. Un altro utente ha visto i dati e ha detto: guarda, li ho compilati io, la prossima volta però mi piace. Cerca di compilarli un po' più dettagliatamente. Piuttosto che i numeri civici, ho fatto alcune vie di Schio così, per un test mio, passeggiando per passare il tempo, e mi sono segnato sulla mappa quali erano i numeri civici. Sì, poi li ho incontrati. Tutto questo lavoro è stato fatto con questa piattaforma? Sì. Lo stesso identico lavoro l'ha fatto Google o chi per esso? Sì, esatto. Sono diverse banche dati, no? Sì, però... Tutti hanno rilevato il mondo? Sì, esatto. Mondo. Sì, alla fine sì. Sì, sì, sì. L'idea di fondo qua è rilevare i dati. Chiaramente Google ha la sua banca dati. Vabbè, ma i suoi metodi però ha la sua banca dati. Nessuno può recuperare dati. Certo. Okay. Anche la stampa di una cartina non è possibile farla, che comunque c'è un copyright e Google potrebbe domandare i diritti. Con OpenStreetMap io posso stamparla, pubblicarla e farci anche dei manifesti. Tant'è che alcuni hanno fatto questo, è un progetto umanitario di cui pensavo di parlare dopo. Questa è arriva da Managua ed è la capitale del Nicaragua. Praticamente c'è una rete, come si vede qua, c'è una fitta rete di autobus di cui però non esisteva una cartina, perché
è la capitale più povera, se non vado errato, dell'America centrale, non avevano fisicamente i soldi per farlo. Un gruppo di mappatori, Mapanica, si chiamava l'associazione Open State Map Nicaragua, ha fatto un'operazione di crowdfunding per stampare queste cartine. Hanno utilizzato e hanno fatto questo come premio per chi contribuiva, ma soprattutto hanno fatto queste da distribuire gratuitamente, che non è praticamente è la famosa cartina che mancava, con anche dopo il dettaglio di alcune zone, distribuita gratuitamente ai cittadini. Questo l'ha fatto perché c'è stato persone con i telefonini, con i GPS o anche semplicemente su carta, hanno fatto i percorsi, hanno buttato tutti i dati su OpenStreetMap ed è venuto fuori questo. Piuttosto che è possibile fare anche la maglietta con gli stessi dati. Certo. Però il tema è che qualcuno ha fatto il rilievo di tutto. Sì, esatto, di volontari fanno dei rilievi. E qualcun altro avrà anche verificato perché. Sì. Dopo lo vediamo sulla parte dell'emergenza. Chiaramente c'è l'inserimento e una verifica. No, viene subito. Niente più, niente meno. Tornando, abbiamo visto a settembre nel 2006, se non vado errato. Settembre 2007 comincia l'importazione dell'America, il 20 settembre 2007 comincia l'importazione anche dei dati olandesi, ok? Stesso meccanismo. Cominciano poi anche le informazioni della città italiana, per esempio Merano è la prima città che il 30 ottobre 2007 torna tutto lo stradale. Addirittura poi ha lavorato, che la comunità ha importato questi dati, migliorati, ha aggiunto dei particolari, tant'è che Merano, se non vado errato, utilizza quei dati per motivi turistici e anche per creare una mappa dei trasporti pubblici. Addirittura ha montato dei GPS, se mi ricordo bene, dei GPS sugli autobus e sulla stessa cartina mostra dove è l'autobus. Dopo, andando avanti, continuano i punti. L'inserimento di punti e nodi, arriva a 150 milioni di punti GPS, 100 milioni di nodi, quindi punti di interesse, 20.000 utenti registrati, avanti così. Gennaio 2008 si conclude l'import dei dati americani, quindi l'America è completamente mappata. E poi ecco la seconda città, per esempio il 7 ottobre del 2008 è Schio, donare lo stradario a OpenStreetMap. Prima c'erano sì e no 4 vie. E cosa importante è che il 30 novembre 2010 viene dato il permesso alla Osmo Foundation e al progetto OpenStreetMap di Rimando di utilizzare le foto aeree Bing. Cosa vuol dire? Da quel momento gli utenti possono sì fare dei rilievi a terra, ma possono fare anche dei rilievi ricalcando la cartina. Ok? Chiaramente dopo bisogna anche poi come sul terreno verifichi tutto. Scusa, io non so cos'è Bing. Bing è il servizio, l'abbiamo visto prima, è il servizio di mappe di Microsoft. Attualmente è quello di Microsoft, prima non so. Non mi ricordo tutta la storia. Comunque, fin prima non si poteva ricalcare queste foto, dal 20 novembre 2010 invece si può. Ok? Quindi è possibile mappare. Poi c'è un cambio di licenza dei dati a settembre 2012 e i numeri continuano ad andare avanti. Siamo arrivati a dato di maggio 2016, siamo arrivati a 3.200.000 persone, utenti registrati che hanno fatto delle
Chiaramente dai server registrati serve per caricare modifiche, per scaricare non è necessario, perché comunque interessa capire chi ha mappato quella strada o ha cambiato, che ne so, la destinazione, l'uso di un palazzo, tanto per capire se, se qualcuno, se è sbagliato a chi mandare un messaggio, oppure se ha continuato a fare ripetizione, chi bloccare perché crea danni. Ok? Ecco, fatta un po' l'introduzione di questo mappa, arriviamo al cuore della serata. Torniamo alla memoria, con la memoria indietro di un anno abbondante. Il terremoto di Accumoli e Amatrice. Questa è l'immagine del 30 agosto, alle 6 di sera, con quello che era all'epoca lo sciame sismico. E poi questo a distanza di un mese per settembre. Chiaramente, ecco, tanto per rinfrescarci un po' la memoria, questa era la situazione del prima e del dopo. Okay. Da Wikipedia, dal Corriere della Sera, e questo è il quotidiano del mondo, in cui si vede proprio dall'alto come la situazione. Il giorno della prima scossa, la comunità italiana sulla mailing list Talkit ha cominciato a interrogarsi sul da farsi. Chiaramente le domande che si è posta sono queste, sono su come posso contribuire. Questo è il classico metodo in cui uno può contribuire su OpenStreetMap, ovvero posso raccogliere dati, li posso caricare su OpenStreetMap, posso editare la mappa online o offline, i dati della mappa, quindi andare a definire quali sono, che quelli del determinato palazzo, il municipio, piuttosto che la chiesa, eccetera. E vabbè, la quinta domanda, la quinta cosa potrebbe essere operare sul rendering della mappa, cioè come posso utilizzare i dati di OpenStreetMap per stampare una mappa, quello che abbiamo visto prima, no? Chiaramente in questo caso non era utile, perché non era tanto questo il focus, era dare dei dati. Chiaramente come poteva, si poteva contribuire? Nei metodi classici, ovvero con un GPS, piuttosto che con un telefonino. Ovviamente non era una cosa fattibile, perché comunque per fare un'operazione di questo genere bisognava essere sul posto, intrecciando i soccorsi. E soprattutto bisognava organizzarsi per andare giù, non è che potevi, la sera potevamo dire tutti quanti a Matrice. Altra cosa, si poteva utilizzare Field Papers, questo è un esempio di un mapping party che si è svolto in provincia di Monzecane, in provincia di Verona. E questa mappa è, nello specifico, è stato utilizzato per recuperare i numeri civici, quindi OpenStreetMap da così è diventato così, ok? Aggiungendo i numeri civici, eccetera. Anche questo non era una cosa fattibile, perché implicava l'essere lì fisicamente. Chiaramente, ecco, dopo il caricamento dei dati avrebbe avuto online anche di altre difficoltà, essendo in quella regione. L'altra idea che era venuta è utilizzare il programma che si diceva prima, JOSM. Quindi con la foto aerea potevo andare a marcare eventuali stadi, eventuali strade, oppure edifici, in modo anche da capire che lì una volta c'era una fabbrica, adesso invece c'è una serie. Ci sono delle macerie, mentre dall'altra parte c'è un centro abitato, ci sono delle macerie, quindi probabilmente conviene concentrarsi lì. Ah, scusami, ma questa foto satellitare qui da dove si... No, questa non mi ricordo onestamente da dove l'ho presa, però ecco, non è di Amatrice, è giusto un esempio. Sì, no, no.
Questa probabilmente o è BIM oppure è la una foto aerea dell'IGM. Anche lì hanno rilasciato delle foto aeree utilizzabili, sono datate però, quelle più recenti mi sembrano sia del 2012, mentre Bing vengono aggiornate. Quindi Bing ha le sue foto satellitari, sì, esatto, che non sono le stesse di Google Maps. Hanno una licenza diversa, non so se siano le stesse, questo non lo so dire. Ma tutte le volte dipende da chi le compra, però Bing ha detto che è possibile utilizzarle. Quelle di Google Maps sono visibili, però non posso utilizzarle. Anzi, se andassi a ricalcare qualcosa e Google lo scoprisse, farebbe causa all'Osmo Foundation mandando a monte. Idem per le cartine, spesse volte vengono messe delle vie fittizie o piuttosto cambiati dei nomi proprio per scoprire se qualcuno copia. Cioè, se copio l'errore che hanno creato loro, possono dire ecco, lo avete copiato e lo presentano le altre. Bisogna dimostrare. Ma quindi su questo Bing c'è tutto un archivio di foto satellitari? Sì, sì, è più o meno il funzionamento è come quello di Google Maps. È possibile scegliere lo stradario, la foto aerea o un ibrido, ok? Google Maps io posso guardarlo e capire più o meno la strada dove passa. Quindi invece posso fare questo lavoro da ottobre 2010. Okay. Quella è la sottile differenza. Ma quindi su un ipotetico programma che ma anche sul computer che usasse OpenStreetMap come visualizzazione strade. Sì. Volendo si può fare un overlay di foto satellitari perché è possibile vedere queste. Dipende da programma a programma, nel senso che dipende se il programma lo permette, perché OpenStreetMap di suo non ha un overlay. Appunto. C'è un programma che riesce a fare queste cose? Non, penso di sì, no. Onestamente non lo conosco. Ho sempre consultato comunque le mappe di OpenStreetMap perché anche lì ci sono più rendering, c'è quello che abbiamo visto all'inizio che è solo stradale, c'è quello legato al mondo umanitario, al mondo dei ciclisti con le curve di livello eccetera, avanti così. Dopo penso si vede nelle slide successive, comunque possiamo vederlo. Tornando, posso utilizzare JOSM piuttosto che OpenStreetMap. Questo è un esempio di inserimento per chi non l'ha mai visto. Siamo è il centro di Schio, adesso non mi ricordo la data di questa immagine, però sostanzialmente quello che è successo è più o meno questo. Con degli amici sono andato a bere un caffè in piazza Garibaldi e tornando a casa, avevo lo scontrino in tasca, sono accorto che mancava un mare. Quello che ho fatto semplicemente è fare il login su OpenStreetMap. Chi non l'avesse può farlo, può registrarsi, basta creare, dare una mail, un nome utente per essere riconosciuto e una password. Una volta fatto arriverà una mail giusto per confermare che non sia stato fatto a caso o qualcun altro abbia registrato un altro la sua insaputa del genere, una volta fatto ci si logga e quindi si viene riconosciuti come un utente. Da qui ho fatto clic sul tasto modifica, sono andato a selezionare il punto in cui si trova il bar, identificando il punto come punto bar, e dallo scontrino sono andato a caricare un po' di tutti i dati. Okay? Una volta fatto, ho messo un piccolo commento in modo da avvisare chi avrebbe magari revisionato la mappa o avrebbe controllato la provenienza di questo punto su cosa ho fatto. Di solito se si ha qualche progetto si mette quello che si chiama un hashtag, cioè una parola chiave preceduta dal cancelletto, giusto per capire che ne so, mappa matrice perché c'è stato il terremoto, metto cancelletto terremoto matrice e uno sa che io piuttosto che Piero piuttosto che Stefano hanno mappato per questo progetto.
Okay? Una volta fatto, il dato diventa disponibile. Ora, qualcuno aveva già cominciato quella sera a mappare così. Il problema è che abbiamo mappato un po' a caso, per cui, che ne so, per un esempio, Piero aveva cominciato a mappare tutti gli edifici e tutte le strade. Io potevo essermi concentrato su tutti gli edifici e lo stadio, ok? Mentre Stefano aveva mappato tutti quelli che erano i campi. Salviamo tutti i dati, cosa succede? Che i miei edifici e quelli mappati di Pietro, da Piero, sono doppi. Quindi altro lavoro da fare. E quindi si è detto, bene, attiviamo un servizio che era stato messo in piedi un po' per prova e facciamo una prova sul campo. Ed era questo. Allora, questa è la versione internazionale, è il Tasking Manager, ovvero un sito internet in cui una fondazione, l'OpenStreetMap Humanitarian Team, crea su richieste di vari enti dei progetti. Per esempio all'epoca c'era stato il terremoto in Ecuador piuttosto che in Giappone, lo si vede come l'ultimo. Ogni progetto, questo per esempio è quello del Giappone, riporta varie schede, per cui c'è una descrizione, cioè cosa è avvenuto, delle istruzioni, cioè cosa mappare e come, e dopo come contribuire, ovvero la zona, come si vede dalla mappa, viene divisa in vari quadrati e ogni utente può prendere un quadrato alla volta. Chiaramente in questo modo, adoperando questo sinker, le modifiche che io faccio su un singolo quadratino sono, ho la certezza che queste modifiche le faccio solo io, perché quel task, quell'attività è bloccata. E dopo un certo tempo viene sbloccata in automatico, oppure posso decidere io di sbloccarla e qualcun altro può entrare. In quel modo sei sicuri che solo uno alla volta mappa quel territorio. Chiaramente questo è quello internazionale del Giappone, quello italiano era questo. Questi sono i task che c'erano nelle date successive, per cui il numero 13 è stato il primissimo che è stato utilizzato, il secondo sono con le immagini immediatamente successive al terremoto, e poi c'è stato Copernicus che ha donato, ha reso disponibili delle foto satellitari dettagliate, e quindi si è cominciato a mappare anche quello. Ok, stesso meccanismo. Chiaramente il primo era mappiamo tutto il mappabile e c'erano anche delle zone, come si vede, di priorità, quindi erano matrici, accumuli, sommati, città reale, San Benedetto, eravanti così. Okay? E ecco quello che si diceva, bisognava mettere come commento cancelletto terremoto Norcia, in modo che si sapeva che la tal modifica era all'interno di questo progetto. E da di qua il famoso, si poteva scegliere o veniva segnato un po' a caso un quadratino in cui utilizzare. Si vedeva la storia di chi aveva lavorato sul quadratino. Questo in particolare era stato bloccato la sala 88, poi sbloccato, ribloccato da Cristiano Fattori, risbloccato e avanti così. Okay? Nel momento in cui il quadratino veniva dichiarato finito, si diceva, c'era il tasto fatto, e questo passava a uno stadio successivo, quello che si diceva prima, ovvero qualcuno doveva validare quei dati, vedere che effettivamente sia stato mappato. Una volta controllato, viene dichiarato come fatto. Ovvio, questo era un primo livello di controllo, tanto da capire se tutto quello che era mappabile era stato mappato. Poi, sul terreno, doveva essere l'operatore ad andare a controllare che effettivamente il dato fosse corretto.
e permette di modificare. E tutti questi dati dopo cosa, con questi dati cosa veniva fatto? Beh, è stato utilizzato, è stato creato un sito internet da alcuni mappatori di Milano, se non vado errato, che è estratti.openstreetmap.it. Su questo, e tramite questo sito vengono resi, vengono pubblicati tutti i dati informati in formato OSMA, quindi per JOSMA, in formato SHAPE e se non mi ricordo gli altri, dopo comunque possiamo guardare il sito. Chiunque può scaricarli. Nella fattispecie quelli di Amatrice sono stati creati alle 5 di mattina, questo è stato probabilmente il 22 della foto, però alle 5 di mattina del 21 del 10 la foto è stata, il dato era disponibile. Capite quindi la potenza. Qualcuno la sera si mette lì, mappa, c'è tutto il processo di validazione e nel momento in cui il dato viene salvato, puff, la mattina viene reso disponibile. E da lì qua chiaramente si possono utilizzare come si vuole, si può utilizzare su maps.me, su Osmand, su Garmin, e abbiamo i dati disponibili. Chiaramente ecco, questo è l'uso nell'emergenza stretta. E la domanda potrebbe essere, sì, ma per le emergenze quotidiane può essere usato? Sì, perché per esempio questa è un'applicazione del 112 Lombardia in cui viene utilizzata la mappa di OpenStreetMap per un'applicazione che si chiama WebAreu. Areu è l'ente che gestisce il 112 in Europa. Allora, praticamente da questa applicazione è possibile chiamare il 112 passando la posizione, piuttosto che se non posso parlare o se posso parlare, indicare delle specifiche necessità. Nella fattispecie, se non posso parlare, posso segnalare funzioni di pompieri, polizia oppure di un'ambulanza. Si occuperanno loro poi a gestire queste informazioni. Cosa arriva al 118? Al 112? Queste informazioni qui. Questa è la demo sostanzialmente. Uno chiama, la pagina mostra questo, quindi numero di telefono, il nome e cognome della persona registrata e la posizione, ma anche l'immagine. Poi sta a noi, quando utilizziamo questo programma, attivare il GPS. Nella fattispecie era una prova, ho attivato solo i dati, quindi la posizione è approssimativa. Chiaramente per una demo va più che bene, se l'avessi dovuto chiamare forse non era il caso, perché la posizione non era esattamente quella dove mi trovavo. Chiaramente ecco, tornando indietro un attimo, ok, la mappa è un po' cambiata, quella che si trova in basso a sinistra, però l'applicazione è in uso in Liguria, mi sembra anche in Piemonte, Lombardia, provincia di Trento, Friuli e provincia di Roma. Se io mi trovo in una di queste regioni posso chiamare e il 112 si troverà in questa situazione. Bene. Per il momento si spera che a breve passino anche loro a questo sistema. Poi, vabbè, qualcuno parla male del centro unico del 112, però lascio un attimo da parte quelle considerazioni. Una cosa così potrebbe essere utile. Con la spiegazione io ho finito. Se ci sono domande, curiosità, poi sentite, possiamo vedere un qualcosa in concreto come si fa la mappatura. Sì. Allora,
chiama max.meno, sì. Io l'ho scoperto per caso. Sì. Quindi questi file, cioè che è bellissimo perché lui si scarica una porzione di mappa man mano che tu cammini e poi rimane lì. Sì, esatto. Questi file MWM. Sì, sono dei, penso un formato proprietario dell'applicazione, però i dati sono tutti di OpenStreetMap, cosa che non ho detto. Cioè, chi gestisce l'applicazione, sì, crea già il pacchetto provincia di Vicenza, provincia di Verona, piuttosto che Toscana, adesso non mi ricordo, comunque si trovano i vari pacchetti e vengono scaricati. E la stessa cosa allora fa quel sito FrightScart, Map ci manda su quel sito, visto che sì, per vabbè, il nord Italia arriva un file punto .map. Anche quello è un formato, sì, è un formato libero o è un formato solo dell'applicazione? Penso sia solo dell'applicazione, adesso non lo so. Ma quello l'importante, quello che mi interessa dire, è a prescindere dal formato, è la base quella che interessa. Sì. I dati sono di quello. Okay. E poi, ecco, sia da max.me, quello non l'ho detto prima, sia da max.me che da Osmand è possibile eventualmente contribuire. Okay. Ah, quindi, anche da max.me? Sì, sì, per tutti e due. Ma e quindi, quindi non c'è, voglio dire, se io volessi una convergenza totale e pulita, no? Cioè nel senso, che ne so, il file della mappa della regione, della regione Veneto che ho sul computer e che lo uso con un visualizzatore che non so se esiste per Linux, lo stesso file io lo sposto sul telefonino in Android e lo posso visualizzare con un altro visualizzatore. Cioè c'è un tipo di convergenza di questo tipo? Perché io, qua devo avere un MWM che è un formato di maps.me e qua invece non so che cosa ci sia, non so cosa c'è. Dipende un attimo dal chi fa l'applicazione. Penso ci sia qualcosa che viene gestito un po' in modo uguale. I file per JOSM di sicuro no, perché sono andato a scaricarmi, per esempio, i dati di un campus di licenza o di che città erano un 5-10 mega, però è una città. Mentre prendendo una regione chiaramente cominciano ad essere 100 mega, 150, sì. Lì bisogna un attimo vedere perché, ripeto, dipende da chi fa il programma. È come prima della legge che c'è stata nell'Unione Europea, carica batterie ce n'erano un'infinità, uno verso il datatore. Cioè, utilizzavano tutti la corrente che è disponibile, però lì bisogna che il produttore dica no, magari faccio un qualcosa che vada bene per tutti gli ambiti e... lì non dipende, diciamo, dalla comunità o da chi. Quindi la comunità non ha un suo software suo? No, la comunità ha dei software con cui caricare, sì, i dati eccetera, ma non ha un software suo per visualizzare. Un formato dati. Beh, c'è un formato dati della comunità. Dipende, nel senso che io, anche lì. La domanda è, esiste un formato dati lo stesso che formato no. XF di un CAD che te lo può, che è sempre lo stesso formato, te lo leggi in 25 applicazioni diverse. No, quello no, perché comunque torniamo dietro ai vari programmi. Perché ho capito, ogni programma ha il suo formato di file per l'applicazione, sì, esatto, che pesca dati da latitudine e longitudine, sì, 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 e altre cose da un database che gli è. Sì, esatto, sì. Sì. Cioè, sì, sì, sì. Ah, il database è pubblico, sì, e poi trovi interfacce e programmi diversi. Sì, esatto. Cioè, quello su cui si concentra la comunità, diciamo, della stessa fondazione è davvero un database pubblico, in cui chiunque può caricare e scaricare. Ma quindi l'app per Android, che si chiama OpenStreetMap? Osmand.
o maps.com. Ok, quello che finisce con AND. Esatto. È una delle tante. È una delle tante che pesca, prende, si legge il database e poi se lo memorizza come vuole. Insomma. Sì, in realtà è quel lavoro che è fatto a monte, nel senso che la ditta recupera questo database, lo pacchettizzerà e poi lo rende disponibile, in modo anche da far scegliere all'utente se gli interessa, che ne so, la mappa del Giappone, la mappa della Mongolia, piuttosto che la mappa del Veneto, senza dover scaricare tutto quanto. Dopo, formati dipende anche un po' dalle esigenze, perché volendo c'è il modo di scaricare i dati e crearsi dei layer, però lì c'è un formato deciso dalla comunità, però è per quella esigenza. No, perché anche in maps.me per esempio non ci sono i gruppi di livello. No, allora lì dipende da chi fa il programma. Anche allora, nel database non ci sono le curve di livello, nel senso ogni punto ha la posizione, quindi latitudine, longitudine e altezza, però nella mappa poi viene messo come nome, per esempio. Sì, ho visto nella cycle map ci sono le curve di livello, esatto, sì, però nella cycle map non ci sono tante descrizioni, sì, invece ci sono nella mappa in sì, generale. Perché chiaramente quello viene deciso in base all'utilizzo, quindi che si diceva prima. Questi sono quelli standard. Lo standard è questo. Ed è più dettagliato come descrizione. Sì, perché comunque può interessare a tante persone, per cui trovo sia la classificazione delle strade, eccetera, palazzi e punti di interesse. Okay. Poi ognuno ha le sue, per esempio, su Cycle Map trovo sì le livello, però trovo i punti che interessano ai ciclisti, quindi dove parcheggio la bicicletta, dove posso bere, dove posso trovare un meccanico che mi ripara la bici, quello è la cosa, o lo so, dove posso trovare dei servizi igienici, quelle sono le esigenze, ok, piuttosto punti di chi va in montagna, poi quelli trovo. Non troverò, che ne so. Però è una curva di livello. Cioè, se io vedo la strada in salita in base a quanto sono fitto, mi rendo conto sì, di che pendenza vado ad affrontare. Esatto, qui ci sono. Qui ci comunque sono. Dall'altra parte invece no. Che ne so, l'altra mappa, quello dei trasporti, trovo giusto le informazioni sulle strade, non trovo le curve di livello, perché comunque è pensato. Quell'altra che senso ha? Che questo qua è quello usato, è una bozza. È una mappa da utilizzare nei casi nei casi umanitari, per cui non so dove trovo le fontanelle, i telefoni, cioè in caso di emergenza dovrebbero essere queste le informazioni che interessano, farmacie, palestre, okay. Dopo ognuno può elaborarla come vuole, prima abbiamo visto la mappa questa qua. L'informazione utile come erano fatte le opere, come è fatta la rete degli autobus, è fatto una cosa abbastanza carina, in modo che così c'è anche il monumento possa regolarsi. Il cura di livello non interessava. Okay. Dopo, avendo le abilità, ognuno può andare a preparare stato che vuole, addirittura ci sono state, c'era una società californiana che aveva utilizzato i dati di OpenStreetMap per fare cuscini, coperte così da regalare, no? Pensiamo, non so, lo studente che è all'università distante da casa e che la mattina può aprire la tua vita in cui ha la propria città davanti. Chiaramente
lì era una cosa un po' per gioco o regalo, quindi la grafica era più da fumetto che da mappa. Piuttosto che c'è un sito, Stalin mi sembra, è un sito americano in cui ha messo dei layout e dipingono una mappa come quadro impressionista con macchie di colore. Sì, cioè, anche lì pensate per qualcuno che fa la stampa, che ne so, l'immigrante che va a lavorare in Germania e viene regalata la stampa a colori, così un quadro da attaccare in casa. Tanti vedono e dicono, ah, quel quadro futurista, in realtà è una mappa di licenza. Quindi piuttosto che avevo letto, non sono mai riuscito a trovarla purtroppo, c'è chi anche ha fatto una mappa mettendo in risalto le informazioni storiche, quindi che ne so, la trincea, il posto dove hanno combattuto le guerre napoleoniche piuttosto che la prima e la seconda guerra mondiale, piuttosto, vabbè, se non c'è, comunque si può lavorare, è possibile farla, bisogna mettersi un attimo di impegno, però voglio dire, le informazioni sono inseribili, perché comunque c'è bene o male un tag qua di per tutto e quindi definisce se, ne so, questo punto qui è un tribunale o cosa nella fattispecie è l'ex tribunale di Schio, da una quale è la versione vecchia per cui non... Però quello lì è tramite una serie di attributi, dopo se volete bisogna anche vedermi, mi identifica cos'è. Quindi io vado a dire, boh, tutti quelli che hanno messo in lista il tag storica, adesso devo controllare un attimo, perché, però tutti quelli che hanno il tag historical li tiro su e vado a mettere, piuttosto che è possibile mettere per un determinato posto la data di inizio e di fine, quindi, che ne so, il negozio ha aperto il 1 gennaio del 2005 e al 31-12 del 2012 è chiuso. Ok? Chiaramente metto la data di inizio e di fine e lo marco come discontinuo, cioè non più in attività. Scompare dalla mappa, resta nella storia e quindi finché non scomparirà posso recuperarlo, piuttosto che posso andare a vedere che dovrebbe essere fattibile, non ho mai capito come, andare a recuperare dei dati vecchi e fare una mappa storica. Quindi nel 2000 la mappa di Schio era questa. Schio Vicenza, insomma. Quindi tutti questi dati sono nascosti, sono recuperati? Sì, esatto, piuttosto che alcuni non sono nascosti, questo qua no. Su alcune mappe i numeri civici non compaiono, in realtà andando a vedere proprio la mappa vedo i simbolini con il numero civico. E alla fine questa mappa è molto grigia e questo qua è un rendering. Sì, è solo un rendering, esattamente, fatto da una foundation, in modo da rendere visibile. Poi, Cioè, prima hai detto che eri riuscito a bombare una strada, giusto? Sì. Raccogliendo dei dati con un GPS. Se io tempo volessi bombare una strada, non so, dico, stanno costruendo una strada, la stanno mantenendo, sì, voglio vedere se è rimasto uguale come tracciato, se è cambiata, cosa che dovrei usare? Un telefonino, allora, Android, cosa dovrei prendere? Puoi usare un telefonino piuttosto che andare a comprare proprio un GPS, per se ne siano. Adesso non so se c'è ancora quella linea, però il Dakota il Garmin Dakota costava sui 60-70 euro, se ora non so se il modello non lo fa più. Comunque, ecco, ti consiglio più un GPS, perché per esperienza, questa è la caccia al tesoro di cui parlavo prima, con i telefonini, nei telefonini il chip GPS particolarmente performante.
quindi per una strada porta un bene. Nel caso di quel gioco dava anche scarti immensi, che lì è fondamentale, perché ti dice che magari la scatola è qui, in realtà la scatola non è qui ma è sotto il tavolo che è a 3 metri. Mi sa che 3 metri è la situazione minima. Adesso, no beh, allora, io adesso do 3 metri, io, c'è uno scarto, sì, forse 10 metri, adesso non so. Invece c'è comunque un GPS, invece quelli proprio veri e propri, sono più allora, precisi in questo senso? Sì, in questo senso sì, c'è sempre comunque uno scarto, dopo bisogna capire una cosa, quando si fa quel gioco lì è importante sapere che qui, piuttosto che... Sì, lo so, ho provato anche io, ma lì consigliano di usare il GPS status, di non usare la mappa di Google, per esempio. Sì, esatto. Perché sono sistemi diversi, le coordinate proprio non corrispondono. Sì, esatto. Perché quando mi capitato a geoidi diversi, cosa facendo? Mi è capitato, per esempio, a Castelfranco, in cui cercavo un tesoro nascosto, con una mappa da una parte di un fiume, con il GPS dall'altra. E lì, in effetti, all'inizio ho detto, arrivato lì, qual è quello giusto, eccetera. Sono tornato a casa. La sera ho controllato per curiosità, una volta dopo, se mi ricordo quando è stato, sono stato molto sicuro che con le lettere un po' più i commenti degli altri, eccetera. Chiaramente questa esperienza, tornando alla domanda, mi ha fatto capire che il GPS tendenzialmente è un po' più preciso. Poi, più o meno... Cioè il GPS, io accendo il GPS e comincio solo a camminare. Esattamente. E bisogna dire, c'è il modo sul GPS o anche sul telefonino, di salvare la traccia. Quindi quello che avviene è che camminando ogni tot metri, ogni tot secondi, c'è questa impostazione, viene salvato un punto. Poi potrebbe essere sul marciapiede, sì, esatto, sì, sì. Oppure lo so, se si è in macchina si fa magari tendenzialmente prima una careggiata, poi l'altra, tornando, e comunque lo si fa la media. Okay. Comunque, questo lo può fare. Sì, sì, lo fa il GPS in automatico. Che dice devo andare a tornare, se ne giù il percorso che fa. Esattamente. Paura della linea, mica perché. Sì, fa una linea tutta segmentata, quindi camminando fa un punto qui, un punto qui, un punto qui, avanti così. Quello che ho dopo è tutta una curva in cui della mia strada. Quel dato GPX poi c'è modo sul sito o su JOSM. Io di solito quando ho tracce utilizzo JOSM, è un po' più complicato da usare, però ho una visuale un po' più ampia. Qua invece la zona che posso aprire è questa, o devo diminuire la zona, anche se ho tutto lo schermo. Comunque carico la traccia, vado a definire su JOSM, devo trasformarlo in un formato, nel formato .osm, che è quello suo. Qui penso che faccia la trasformazione in automatico e devo dire che quel tracciato è una strada primaria, secondaria, terziaria. Ok? E sicurizzano sulla mappa praticamente? Sì, sì, sì. Perché vedi dove sei stato? Esattamente. E sì. Faccio con un baciare, con qualcos'altro? Sì, esatto. Da lì si vede se la strada combacia oppure se c'è qualcosa. Di solito, ecco, se non combacia, l'ideale è se la strada è un qualcosa di fisso, diciamo, di spostare la strada. Un esempio, viaggiando, penso che sia stato il secondo o terzo, la terza occasione in cui ho utilizzato questa prima, ero in Polonia. E nel nord della Polonia, vicino a una città che si chiama Gorlum, è a sud di, mi viene il nome vecchio, è Danzica, adesso ho un buco di memoria, non mi ricordo. Comunque a sud di Danzica c'era questa strada in campagna, in cui vedevo che proprio la strada andava via dritta e a un certo punto faceva una marcia. E lì, arrivato sul posto, in effetti ho visto che c'erano dei lavori in corso e degli utenti hanno preso la strada e l'hanno deviata,
probabilmente, cioè, da quello che mi ricordo, lì stavo costruendo una domanda per innestare altre strade, però piuttosto che cancellare il tratto e mettere l'altro quello nuovo, ho preso quello che già esisteva. Quello è consigliabile, uno perché bisogna sempre mettersi nei panni degli altri. Se io ho fatto quella strada e arrivo a un tizio qualunque, la cancella e mette la sua, non è che proprio mi vada bene, questo sia un po' tutti, no? Quindi quello è sempre il consiglio, piuttosto che comunque viene rilevata la traccia e il fatto che qualcuno ha cancellato e raggiunto. Sarebbe più corretto, anche proprio per questione di log, che un tracciato originale era questo, ma poi invece era stata la falsa, la modifica di io. Ok? Sì, poi c'è una modifica nel senso, dici questa strada è vecchia, è vecchio tracciato, quindi rimane in memoria, diciamo così. Sì, no, viene. Sì, esatto. In modo che se l'altro dicesse, ma guarda, non sono d'accordo, possa convertire. Sì, 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 come in Wikipedia, sostanzialmente quello che mi ha fatto, ogni modifica mi ha fatto una fotografia, in modo da poter confrontare cosa c'era prima e cosa c'era dopo. Ok? Quindi, se io vado a modificarmi, la strada è la stessa, però mi è vista che è cambiato il tracciato. Arriva uno del luogo e dice, no, questo è sbagliato. La strada originale è quella a curva, l'altra è solo un tratto, può tornare indietro, disabilitare il tratto che è stato modificato e poi fare la curva. Adesso penso a magari strade in cui mi è fatta la manutenzione da parte e mi è creata una strada alternativa, no? Giusto per bloccare tutto il passaggio. Diego. Comunque sì, il procedimento è quello di andare a sovrapporre, piuttosto che se non c'è, si carica, si mettono la strada di cui parlavo prima, ho caricato la traccia, da JOSM l'ho trasformata in formato OSM, cioè il formato che dice che viene utilizzato da JOSM, e da lì dopo sono andato a mettere in Veritag. Consiglio sul sito internet si trova, qui come abbiamo visto prima, già che ce l'ho qua. Giusto di tag, cioè nel caso della via, sì. Sono delle domande preparate, ma sì, c'è un codice. Non sa come inserire, magari. Sì, sì, sì. Allora, intanto, prima si parlava di registrarsi, quello qua la scheda. Praticamente c'è il tag da compilare, sono molto semplice, l'indirizzo email, la seconda volta giusto per essere sicuri di non aver fatto errori di citazione, un nome e la password per ora. Ok? Una volta fatto, questo, posso fare il login e da di qua posso modificare. Ho più possibilità chiaramente, posso caricare il dato esternamente, quindi tramite JOSM. Posso editarlo con Potlatch 2, il vecchio editor, o ID. Per chi inizia consiglio ID, proprio perché è un po' più semplice da utilizzare. Comunque, eccolo qua. Questa è la parte di editing. E adesso se io metto un punto, ok, ho già un aiuto, per cui mi chiede cos'è, è un parco eccetera, mettiamo una ferma CIA, ok,
e da di qua ho già un aiuto, per cui mi chiede il nome della farmacia, chi è che ha in gestione la farmacia, quindi la ditta, eccetera, l'indirizzo, gli orari. Quindi poi basta cliccare sul punto e ti dà tutti esattamente le informazioni. Piuttosto che, ecco, questa è la parte semplificata. Se uno conosce può andare ad aggiungere qua. Per cui, che ne so, la cosa che aggiungo spesso, qua, magari lo trovo sui bigliettini da visita piuttosto che sugli scontrini, un numero di cellulare, tanti magari non hanno il telefono fisso, utilizzano un cellulare aziendale. Da di qua vado a metterlo. Chiaramente questo lo conosco più o meno a memoria, perché per tutti i dubbi c'è un wiki apposta in cui c'è in inglese ma anche in italiano la descrizione dei vari tag. Ok, quindi piuttosto che se devo, che ne so, devo mettere un negozio di scarpe, mi consigliano di mettere la amenity e il valore, eccetera, eccetera. Ok? Non è, qui non è fondamentale. Sì. E lo stesso metodo è se devo modificare una. Sì. Allora, per esempio, io sto guardando prima Torre di Portesolo e Piranha, ci sono negozi che non esistono. Sì. Anche in teoria. Sì, lo stesso. È registrato, va lì, va a pescare, non so, l'euroblico, queste qui, e va lì. Esatto, per esempio, non so. Caso di ma comunque non esistono esercizi che si, come dire, si pagano. Ma in realtà ci sono degli esercizi, cioè è previsto un servizio. Io un attimo. Ce lo dico magari sotto molta gase, senza magari fare tutte le registrazioni, capire come funziona il meccanismo. Sì, allora c'era un servizio, adesso non so se è ancora attivo, vediamo un attimo se carica. Comunque io posso andare a prendere. In teoria dovrebbe esserci un cime, in teoria dovrebbe esserci un cinema e il famoso eccoli qua. Vabbè. Questo è il famoso caffè di cui parlavo prima. Se cambia qualcosa io posso andare e cambiarlo, per esempio c'è il gelataio, il gelataro del Magrebo, il gelataro, no, quello no, quello in effetti non l'ho ancora mangiato, non l'ho ancora messo, in teoria dovrebbe essere qua così, no, ce ne sono due, ce n'erano due in realtà, uno che è chiuso ed era però la gelateria espresso e l'altro invece è quella storica. No, quello in effetti devo metterlo. Vediamo un attimo perché. Eccolo qua. Sì, dovrebbe essere questo. Questo qua. Eccolo qua. Questo per esempio era una pasticceria che ha chiuso. Allora, fino a qualche giorno fa si trovava il tag shop pastry, cioè pasticceria, e nel name il nome. Quello che ho fatto è stato andare a modificare il tag qua sotto e aggiungere quel disused, cioè avvisare che ha chiuso. Chiaramente ho messo la data, no, questa è quando ho creato il tutto, la data in cui dovrebbe aver chiuso, adesso giorno più giorno meno, perché ha chiuso fatalità quando ero in ferie, mi sono accorto il 20 di agosto, ho messo intanto quella, poi se qualcuno sa qualcosa di più, qualche mapper può andare a modificarlo. E gli eventuali tag dove si mettono? Cosa? Scusa, adesso questo oggetto qua che viene chiuso, come che sparisce dalla mappa? Sparisce dalla mappa. Prima c'era il simbolo di una pasticceria, non sembra sia il cornetto, adesso invece non vi è più visualizzato. Rimane come civico tipo. Rimane esatto come
ci dico. Conviene lasciarlo, non è che l'avreste eliminato. Sì, no, allora io l'ho lasciato perché comunque vabbè, ci sono un po' affezionato, nel senso che il civico l'ho marcato io, però dopo in effetti conviene. Vuoi aprire? Sì, esatto. Vuoi aprire qualcos'altro, quindi ho già il civico. Ho già nella storia che era una pasticceria, poi diventerà che ne so, un negozio di scarpe. Alcune cose, ad esempio, se viene tolta una fontana, tu in quel caso la, completamente la togli. Sì, proprio. Sì. E, una curiosità, quando vai a fare la modifica, aggiungi, cioè, alla fine sì, ti chiede cosa hai fatto? Sì, cioè, allora io di solito. Cioè quella cosa lì. Ne è un po'. Come bisogna comportarsi. Allora, è un po' soggettiva, nel senso che c'è chi mette un poema per cui ho aggiunto la fontana, ho eliminato sì, la statua. Che io dopo semplicemente metto una roba, una cosa riassuntiva in italiano e in inglese, perché non so chi potrebbe guardare chiaramente in Italia, metto in Italia in italiano e in inglese. Se magari metto qualcosa all'estero, metto in inglese. Giusto per avvisare che ho aggiunto dei punti di interesse o ho aggiunto una strada. Poi, cosa sono andato a fare nello specifico? È possibile trovarlo? Perché ogni modifica, ha un, ogni gruppo di modifica ha un numero. Andando a vedere, io posso andare, cioè uno può vedere che è stato aggiunto quel punto di interesse, quell'altro punto di interesse, un edificio e una strada. Anzi, un rettangolo e una linea che poi vado a vedere. Il nome di tutte le singole cose che si muovono. Sì, esatto, c'è il dettaglio. Dopo è un po', cioè, un po' soggettivo, nel senso che tanti vanno proprio a mettere. Perché più che altro alle volte tu incominci una modifica, sei in un posto, sì, ti sposti un po', fai altre modifiche, questo e quell'altro, ti trovi alla fine e magari fai delle modifiche, cioè scrivi ho fatto questo, sì, chiudi, eccetera, vai a modificare. Sei comunque loggato, sì, e dice cosa hai fatto? Caspita, però no, vai ad aggiungere quello che già stai facendo. Un consiglio personale. Allora viene lì un po', c'è un po' di confusione, cioè c'è una situazione che ti può mettere in confusione. Sì, soprattutto chi va a vedere vede che invece di editare un francobollo di mappa hai editato una zona così, mentre in realtà i punti sono due o tre. Lì personalmente forse va contro le regole, le cose da fare, le cose consigliate da fare, però cerco sempre di dividere in zone, quindi se ho, che ne so, due o tre punti di interesse a Schio, due o tre a Tiene, due o tre a Vicenza, lo faccio uno unico, faccio un gruppo di modifica a Schio, una a Tiene e una a Vicenza. Okay. Sì, sì, sì. Ma è per farla così inversa, nel senso io sto utilizzando questo e mi serve una pasticceria nei dintorni dove sono. Allora, c'è modo di filtrare. Quindi pasticceria e automaticamente. Sì, esatto. Se non sei affidabile. No, no, beh, adesso chiaramente. No, beh, su alcuni te lo dice, dipende da chi è andato a modificare, per esempio. Dipende anche come scrivi le richieste su OpenStreetMap, perché se tu hai scritto tipo via... Paganini, 25, non te lo trova, Vicenza, Brocchetta, eccetera, se tu metti N puntato, Paganini, che va giusto al civico che tu dici. Sì, lì dipende, esatto. Bisogna anche capire come uno ha messo giù i dati e come cerchi il adesso infatti uno dei lavori che c'è da fare è quello di andare a vedere un attimo i singoli punti di interesse e le vie. Per cui se, che ne so, c'è una via Fratelli Pasini, sul cartello trovo via F.LLI Pasini. Però l'ideale sarebbe sempre mettere via Fratelli Pasini, sì, e dopo su tutti i punti di interesse mettere il nome della via, in modo che così se uno cerca lo trova. Questo per esempio, beh, io ho preso una pasticceria a caso e ha solo la via, il nome eccetera, non so dove sono, però la persona
che questa persona che ha messo giù il punto di interesse ha messo solo 4 informazioni. Ok, se io vado a prendere un negozio, di questo trovo un po' tutto. Ok, cioè trovo l'indirizzo, il numero di telefono, la mail, gli orari di apertura, cosa fa, cioè questo per esempio vende e dà supporto su prodotti open source, fa anche riparazioni, vende prodotti ricondizionati, eccetera eccetera. Ok, chiaramente ecco la sintassi è un po' complicata, però ci sono dei siti apposta per andare a compilare l'orario. Uno mi sembra che sia YoHours, adesso non mi ricordo l'indirizzo completo, in cui ho la griglia tipo planner e posso andare a mettere il giorno per giorno quali sono le aperture, piuttosto che, non so, metto l'apertura dalle 8 a mezzogiorno e la scorro dal lunedì al venerdì. Okay. E lui in automatico sopra mette il codice. Qua per esempio questo è aperto dalle 9 alle 13, dalle 15.30 alle 19.30, dal martedì al venerdì. Su questo strumento posso andare a fare queste cose, o piuttosto che se vado a vedere, compilo il primo giorno e poi so che dal martedì al venerdì è TU-FR, le abbreviazioni inglese, e con quello me lo metto. Chiaramente lo stesso dato lo trovo qui, lo trovo anche negli strumenti collegati, per esempio su maps.me, di cui parlavo prima, troverò questi orari, per cui mi dice se adesso è aperto, chiuso, o se aprirà fra 9 ore, e poi ho anche la possibilità di fare la telefonata direttamente. Okay. E questo ecco è un po' in generale. Tornando un attimo dopo al discorso emergenza, la modifica lo si fa da di qua. Allora, io di solito metto l'inglese un po' per abitudine, nel senso che alcuni siti sono tradotti correttamente, cioè non sono corretti correttamente, qui invece penso che la traduzione sia fatta bene. Anche qui devo loggarmi, chiaramente accedo utilizzando le credenziali utente e password di OpenStreetMap e do il permesso al sito di utilizzare queste informazioni. Okay? Eccoci qua. Vabbè, qui chiaramente adesso sono stati creati vari progetti, per cui c'è il Mappathon, è praticamente un evento che c'è stato il 30 di marzo al Corte Sant'Andrea, in cui varie persone potevano contribuire a OpenStreetMap. Quello che era prima il Mapping Party adesso si può fare tranquillamente anche online, okay? Piuttosto che la verifica dei numeri civici di Torino, un'altra cosa è stata fatta partire come Wikimedia Italia. Andiamo al terremoto del centro Italia, questo è il task originale. Anche qui ho le spiegazioni di cui parlavo prima, le istruzioni, quindi di solito è cosa mappare, cosa utilizzare per come foto aerea, in modo da non avere problemi di disallineamento, perché magari la mappa di Bing è georeferenziata, cioè i riferimenti delle latitudini e longitudini sono messi in un certo modo. Può essere che un altro, per esempio in questo caso quello delle foto aeree della regione Lazio, siano spostate di qualche metro. Quindi se mappo su Bing il palazzo lo metto combaciante, se metto sul WMS della regione Lazio devo prendere tutto e spostarlo. Ok?
Okay, e quindi lì comincia la guerra, perché no, hai sbagliato, è risposta, arriva qualcuno che blocca le modifiche. E dopo da di qua, eccolo qua, scelgo un compito, quindi posso sceglierlo oppure lo pesco a caso. Per esempio, prendiamo questo quadratino qua, vabbè adesso ha poco senso, perché come si vede, prima si vedeva ci sono dei progetti che sono completamente fatti e sono stati anche verificati con immagini recenti. Da di qua io posso cominciare a mappare. In questo momento ho bloccato il task e ho 119 minuti, 2 ore per fare le modifiche. Se entro 2 ore non ho ancora rilasciato il task, viene rilasciato in automatico. Ok? E da di qua poi posso dire come modificarlo, per esempio, non so, con ID. Viene rilasciato, vuol dire che perde tutto? No, cioè viene salvata la modifica, però qualcun altro può metterci mano. Ok? Quindi questa è la modifica delle zone da mappare. Ok. Qui qualcuno aveva già messo delle case, probabilmente la foto, come vedete, non è quella corretta, perché la casa è stata mappata qui, in realtà la foto è qui. Probabilmente chi ha mappato ha utilizzato una foto diversa da Bing, quella della regione Lazio, e c'era sto scostamento. Ma anche la strada è disegnata. Sì, no, chiaramente è tutto disegnato. È tutto come dicevo prima, no? Cioè, ho la foto, però magari chi ha mappato aveva una foto che era già referenziata qui e quindi ho mappato qui. Io che la guardo di qua, quindi in questo caso non vado a toccare niente, c'è modo comunque di prendere tutti gli oggetti e traslarli. Sì, ma scusa, ma secondo te qui, cioè, chi ha caricato i dati, del percorso, quindi non può averli, come dire, no, beh, allora passati, e la foto sopra che... Sì, probabilmente, no, difatti è quello che... probabilmente mi sono espresso male, quello che ho detto prima è proprio che la foto probabilmente che è traslata. Cioè, se lo guardassi con quella originale, vedo che la casa combatte. Cioè, lui c'è la casa del percorso giallo, voglio dire? Sì, sì, sì. Le case rosse. Esattamente, sì. Cioè, da di qua dopo, adesso... Anche la strada è sfalsata? Sì, sì, no, beh, ma è tutto sfalsato, nel senso che chi ha mappato probabilmente aveva una foto e ha ricalcato giusto. Io sto guardando con Bing e se questa è la strada, la mia foto è spostata in su. Ok. Cioè, cos'è il sistema di riferimento? La georeferenziazione della foto, cioè vengono presi dei punti e so che quel punto lì ha quella coordinata precisa, quell'altra coordinata precisa, adesso non so se siano 2, 3, 4 punti, non mi ricordo. Comunque con quello si dice bene, la foto è giusta così. Quello che posso fare è prendere e andare a mappare l'edificio. Ok, da di qua poi vi dico che è una casa, piuttosto che, non so, è un edificio scolastico. Ok, tendenzialmente, ecco, se non lo so, metto edificio e fine, non vado a compilare. Una volta che sono andato a modificare tutto, do la conferma, salvo, e una volta che ho salvato, qui dentro vado a mettere un commento, se
avessi controllato tutto ed è tutto mappato, lo segno come concluso, oppure, come in questo caso, dico boh, lo sblocco. Chi andrà a vedere vede che circa un anno fa I l'aveva bloccato, sbloccato, Aeromark l'aveva bloccato, sbloccato, 4 minuti fa l'ho bloccato io, ho messo chiaramente un commento che l'avevo bloccato per una serata dimostrativa eccetera e dopodiché l'ho sbloccato e chiunque può andare a rimetterci in mano. Prendiamo uno così, questo era quello da fare, prendiamo uno arancione, questo per esempio l'utente Rinaldum l'ha modificato, l'ha bloccato, l'ha modificato, l'ha segnato come concluso e una persona esperta dovrà andare a controllare, chiaramente tendenzialmente chi mappa da diverso tempo sul Tasking Manager italiano o meglio ancora su quello a livello mondiale. Va a controllare, controlla che tutto sia sbloccato e nel momento in cui ha finito l'analisi può dire bene, è finito, quindi nessuno più ci mette le mani, oppure torna indietro, bisogna farlo tornare indietro un livello e spiega, non so, manca la strada provinciale che unisce Spoleto alla frazione D. Ok? Qualcun altro lo rileva avanti così, finché non diventa tutto quanto arancione. Chiaramente ecco, questo lo vedo anche da lì. Diventa tutto sì, arancione. Per esempio questo, la verifica dei valori civici, è tutto fatto, però se vado a vedere solo una parte è completamente arancione, ok? Le altre manca la validazione. Sì. Io vorrei capire una cosa. Dunque, questo è uno strumento OpenStreetMap che va bene per osservare diciamo, la realtà attuale, sì, sostanzialmente. In questo caso qui di Amatrice, ma come tanti altri casi, quello che è crollato giù, voglio dire, voi che siete andati, praticamente avete mappato la realtà attuale. No. Quello che c'era prima. No, noi allora, quello che abbiamo fatto è stato non andare direttamente sul luogo, ma tramite le foto aeree mappare quello che c'era prima. Ah. Ok, perché chiaramente le foto aeree vengono scattate in determinati periodi e non sono sempre pubblicate. Spesso addirittura si vede che su una zona la foto aerea è sbiadita perché comunque è reputata come non di interesse e quindi viene messo qualcosa tanto per avere l'idea, ma non viene messo. Tanti hanno guardato per esempio che anche zone disabilitate, per esempio Chernobyl o Pripyat, ovvero dove c'è stato l'incidente nucleare e dove vivevano le persone, le foto aeree sono molto definite. Ma perché? Perché c'è gente che continuamente, per vedere un po' com'era la città, come si è evoluta, andavano a vedere, è stata registrata questa cosa, questo luogo come punto di interesse e quindi le foto vengono aggiornate più spesso. Anche qui avevamo delle foto fatte qualche giorno prima, quindi avevamo la casa come era prima e l'obiettivo era il mappare il mappabile, giusto perché chi andava lì vedeva che in quel posto c'era la casa o la strada e poteva, essendo sul luogo, colloquiare con dei mapper che erano in zona, piuttosto che mandare una mail in mailing list e dire no, guardate che la statale 123 è interrotta il chilometro 112 tra la frazione D e la frazione G. Chi andava se c'era un mapper nel luogo e conosceva, andava a interromperla. Se no, da remoto si andava a capire circa dove poteva essere e si rimarcava la strada come interrotta. Sì. Piuttosto che la casa, era importante sapere che lì potevano viversi le persone.
quando viene pubblicata adesso allora questa mappatura che voi avete fatto e sulle elaborazioni che avete fatto precedenti? Allora... No, allora, ecco, anche qui io adesso la racconto a un anno di distanza. Tutti i dati sono stati caricati nel giro di qualche giorno, se non una o due settimane dallo sciame sismico. Quindi erano il meccanismo che abbiamo visto prima di generare il dato era una cosa reale, nel senso che la sera c'era qualcuno dal Veneto, qualcuno dall'Emilia, qualcuno anche dall'estero che mappava l'esistente, che aiutava. Allora, mi sembra che ci sono stati anche degli spagnoli che hanno aiutato. Hanno mappato l'esistente. La mattina dopo il dato, cioè come è stato fatto, è stato pubblicato sul database di OpenStreetMap, la mappa è stata generata pian piano, però la mattina dopo, quando è girato quel programma del sito che ho mostrato prima, il dato era già disponibile, quindi qualcuno poteva caricarlo sul GPS e utilizzarlo. Qualcuno l'ha utilizzato, addirittura so di persone di, non mi ricordo se Vicenza o comunque della provincia di Vicenza, che fa parte della protezione civile, che è andato giù e ha contribuito un po' in OpenStreetMap, un po' anche col progetto Mapillary. Qualcosa dopo per sfortuna è andato perso, perché comunque capita, si fanno le foto, la scheda di memoria ha deciso che quel giorno c'è e le foto vanno perse. Però la domanda, lì avete le foto di qualche giorno prima, ok? Quindi sì. Avete mappato la zona perché non era già mappata in precedenza. Esattamente, sì. Quindi avete, come dire, creato una situazione prima del... Esatto, in modo da capire che a chi... Poi non guardare le foto, diciamo, reali, sì, che succedeva in quei giorni, come... Cioè, no, come le foto sono... Stato un aereo, fosse, sì, no? Sì, esatto. O cioè l'aereo o comunque i servizi che rilasciano. Copernicus per esempio ha acquistato delle foto fatte nei giorni successivi in cui c'era la situazione reale, tant'è che il punto 3 di... cioè succede un evento, è un po' come il fotografo che si piombano lì, c'è un qualcuno che passa con l'aereo, sì, sì, o lì probabilmente sì, o i satelliti che girando fanno la foto, chiaramente ci vuole qualche giorno per scatti la foto, sì, ma quindi no. Foto, cioè, foto sì, dopo dallo spazio, sì, cioè chiaramente a seconda del livello, come su Google Map, se lo guardo con uno zoom alto è come guardare il mappamondo, però dopo posso ingrandire a seconda dei livelli, se ho la foto vedo la foto più nel dettaglio, ovvio non avrò mai il dettaglio al 100%. Si vedeva prima. Vediamo un attimo. Questa per esempio è Schio. Se io la guardo alta ho un certo livello, quindi vedo il paese. Però se arrivo vicino, adesso, questa è la foto che ho. Andando. A questo livello non è più sgranata e riesco a capire che... Sì, ma sono scattato da chilometri. Sì, 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 no, chiaramente, cioè, dopo, per scopo civile vengono rilasciati degli zoom, per scopi militari invece, da quello che ho sentito, si riesce addirittura a leggere un giornale. Cioè, dopo, ovviamente... ecco, queste informazioni, intanto, quelle che ho detto, non so se sono bene, le ho lette da qualche parte, però... non ci metterai la mano sul fuoco, però comunque dipende un po' da quelle che sono rilasciate, ok? E se si ha la fortuna che il giorno prima è passato, cioè il giorno prima, nei giorni precedenti o sono state rilasciate le foto, oppure non so, succede l'evento, passa a fatalità il satellite, viene fatta la foto e viene pubblicata in giro di poco, posso mappare l'esistente dopo il terremoto, se no mappo l'esistente prima. Lì era comunque, ripeto, per noi era, per la comunità era una cosa sufficiente, perché comunque si reputava utile l'informazione, in quanto i vigili del fuoco piuttosto che 118 o protezione civile, andando lì sapeva che lì c'era una chiesa, mentre adesso si trova una montagna di sassi. Faccio per dire, ok?
comunque, cioè, tra il nulla e avere un minimo di informazione, andava bene il minimo di informazione. Poi, come ha reso arrivato? Qualcuno si le ha utilizzate, tanto per dire, vediamo se mi ricordo, sì. Qui si nota, ah no, beh, su schermo si nota prima, ma lì dove ho la freccetta del mouse, tra i contributori trovo un OpenStreetMap contributors e la foto è stata, la schermata viene da BNG. Insomma, sì, contribuito, insomma. Okay. Dopo, ovvio, una domanda che mi è stata fatta nei giorni, negli incontri precedenti è: c'è un piano di attivazione, c'è un protocollo di attivazione, siete in contatto con qualcuno? Al momento no. Al momento è stata un'opera di puro volontariato per rendere disponibili i dati. Qualcosa si sta muovendo a livello Wikimedia Italia. Ora non so a che punto sia, per cui non posso dare informazioni precise, qualcosa si sta muovendo. Ciao, ciao. Arrivederci. Grazie. Qualcosa si sta muovendo e qualche è giunta notizia che qualcuno utilizza i dati. Beh, per il discorso dell'applicazione Werario, altra notizia che è trapelata è che tutte le autoambulanze del Friuli Venezia Giulia non utilizzano più dei navigatori di notte Marche, ma utilizzano dei tablet con la mappa di OpenStreetMap, con degli algoritmi particolari per capire qual è il percorso più veloce, eccetera, però la base è quella. Ma sono dei programmi che possiamo usare anche noi quelli, sì? Sì, sì. Osmand è liberamente scaricabile per una versione di prova. Mi sembra che ci possano scaricare fino a 10 mappe, se non hanno cambiato la politica. Dopodiché c'è un contributo di 3 o 5 euro per utilizzarlo. Se no c'è maps.me che è gratuita. Comunque, ecco, entrambe utilizzano il database di OpenStreetMap. Come dicevo prima, vengono rilasciati i pacchetti già fatti ogni, non mi ricordo se 15-20 giorni. Osmand sono di sicuro che è all'inizio mese, quindi entro i primi 5 giorni del mese si hanno i dati. Pagando un abbonamento si possono scaricare i dati giornalmente piuttosto che ogni anno. Ma poi dipende dall'uno che uno ne vuole. I dati sono sempre aggiornati da... Esattamente, dalla comunità. Quello invece ci mettono loro il software che sì, sì, porta sì. Video. Sì. Loro fanno semplicemente l'applicazione, il rendering e dopo l'algoritmo per... Con l'applicazione che erano anche di regolare, forse come dicevi. Sì, cioè, hanno una certa logica. Ha una certa logica, sì. Come sui siti internet che abbiamo visto prima, anche OpenStreetMap ha degli algoritmi di alcuni gruppi tedeschi, mi sembra. Comunque, cioè, è possibile. Ma ah, perché magari poi direi che voglio meglio utilizzarlo più spesso, nel senso sì. Gli altri tipi di navigatori. Sì, da di qua io, eccolo qua, posso... Io forse l'ho provato una volta e credo di aver avuto un problema simile a Nicola, cioè dovevo scrivere qualche nome di via e non lo trovavo perché non vedeva la sintassi non era corretta. Sì, adesso... Adesso ricerca sul, diciamo, su Android lì e... Sì. Lo trovavo magicamente, era già tutto... Sì, lì si tratta... Dove, sì, tutta l'emergenza là. Sì, no, lì si tratta un attimo dopo, chiaramente, di... Lì sta la comunità di... a standardizzare, per cui la regola che gira è mettere i nomi per... Sì, ma secondo me anche il software, perché in realtà non si scrive anche i nomi maiuscoli, minuscoli, sì, ma sì. Ma poi sono io che sono il pirla che non sa bene cosa sta cercando,
Sì, no. Quindi scrivo magari un po' con un altro completamento. Vedo anch'io che non so bene, ma prima anche qui ho digitato pasticceria, però in effetti mi sono venuti due risultati, mentre nella zona che guardavo sapevo bene che c'erano due o tre punti di interesse, probabilmente o quando chi ha inserito il punto di interesse ha inserito dei dati, o piuttosto che il nome invece di contenere pasticceria aveva qualcos'altro. Cioè, quello capita a tutti. Sul fatto dei nomi c'è da lavorare. Un'altra curiosità, stavo guardando l'Osman Task Manager, sì. Viene utilizzato per le situazioni di emergenza. Sì, allora lì ecco c'è. Sì, no. Allora lì dipende, nel senso che a livello internazionale sono solo casi di emergenza. Ok. Sì, perché vedevo verificare il CVC di Torino. Sì, no, difatti, allora dipende un attimo. È nato per le emergenze, tant'è che questa è la versione internazionale. Sì. Trovo il terremoto del Messico piuttosto che eccolo qua, l'uragano Irma, ok? Piuttosto che delle inondazioni del Bangladesh, eccetera. Questo è nato per le emergenze, tant'è che la fondazione si chiama Osman Hot, OpenStreetMap Humanitarian Team. A livello italiano invece, siccome emergenze grosse non ce ne sono state, si è voluto fare un qualcosa per gestire altre cose, quindi la verifica dei numeri civici di Torino piuttosto che la mappatura delle strade dell'Abruzzo, addirittura il primo probabilmente è stato tolto, uno dei primi è stato per la Basilicata il fatto di mappare il mappabile anche lì. Un piccolo contributo per far sì che ottenesse la candidatura a capitale europea delle culture. Quindi si presta a mille cose. Cioè, chiaramente di base per le emergenze va splendidamente, perché comunque ho un progetto, delle attività e ho la sicurezza che uno solo mappa una zona. Ovvio, passando di qua. Se dopo uno va a editare la mappa direttamente e lì ricaschiamo nei casi precedenti, nel senso che io mappo la stadio, un altro mappa lo stadio, pubblichiamo insieme, abbiamo due stadi che si sovrappongono. Qual è quello giusto? Perdi tempo, guarda. Chiaramente è con la. Cioè qua viene utilizzato quella parte, dall'altra parte viene dedicato solo all'emergenza, perché per l'uragano Irma io posso avere delle persone che mappano dalle 2 alle 6 di notte, non americani però, gente che abitano in Europa e che da loro, e per loro sono le 9-10 di mattina fino a. Piuttosto che sono giapponesi che la sera mappano, non guardano film ma fanno del bene, e quegli altri si svegliano la mattina e hanno già una parte della mappa fatta. Cioè, e quella è la potenza forte. A livello italiano abbiamo scelto questo ma più per motivi di tempo, nel senso che ci interessava aprire il task, eseguire la cosa nel più rapido tempo possibile, in modo che i volontari che andavano, che erano presenti sul territorio, avessero i dati disponibili prima, perché sennò dall'altra parte bisognava mandare la richiesta, aprire il task, tutto. Se non ci sono altre domande? Domande? Tanto ringraziamo Matteo che.